Giovani Promessa ha visualizzato più di 10.000 profili sia sul portale, quindi tramite video, che sul campo nelle nostre selezioni, e abbiamo optato per questa Academy. Questa Academy serve per aiutare i ragazzi che seguono Giovani Promesse, che credono in questo progetto, a dargli un'ulteriore possibilità in più. Quindi noi faremo dei video iniziali, col tempo andremo avanti e vi spiegheremo un attimino le basi, secondo noi fondamentali, anche perché ci sono stati mandati tantissimi messaggi dove avete richiesto appunto questo aiuto a noi, staff di Giovani Promesse, e noi rispondiamo con quello che vi possiamo dare. Lui è Mattia Bove, che avete già visto sicuramente vicino allo staff di Giovani Promesse. L'abbiamo chiamato qua per aiutarci a eseguire determinati esercizi. È un ragazzo simile a voi, quindi sicuramente incontrerà delle difficoltà, l'abbiamo fatto anche apposta. E questo è il primo esercizio che noi andiamo a spiegarvi, che secondo noi è fondamentale, che è il palleggio. Il palleggio noi abbiamo notato che è la prima impressione che tu dai quando arrivi in una squadra, perché la prima cosa che ti fanno fare, ti dicono prendi il pallone e palleggia. Allora praticamente si parte da questo conetto, si fa lo slalom palleggiando con tutti e due i piedi, non solo con un piede, si arriva al secondo cinesino, si gira, per sempre controllare il pallone andremo palleggiando all'indietro, si arriverà al cinesino là, si mette giù e si fa una piccola corsetta col pallone. Quindi noi partiamo e palleggiamo così. Il pallone siamo noi che decide dove va, non il pallone decide dove deve andare. Quindi noi con tranquillità andiamo fino a qua. Ok? Vai Matti. Vedete, il palleggio deve essere sciolto, non deve essere forzato. Devi usare tutti e due i piedi perché devi far vedere che hai comunque la possibilità di giocare, di saper controllare il pallone con tutte e due le gambe, con tutti e due i piedi. E questo è importante. Se succede che sbagli, anche durante i provini o delle selezioni, non succede nulla. Si ricomincia, senza paura, tranquillo, e si va avanti. Dopodiché arriviamo al secondo cinesino. Qua è leggermente più difficile perché noi andiamo all'indietro. Quindi la sensibilità del piede deve essere ancora più sviluppata e solo esercitandosi ce la si fa. Quindi noi da qua andiamo all'indietro palleggiando, che è tra virgolette un po' contro natura, però serve a capire un pochino come tenere il pallone. Arrivi qua, giri, metti giù il pallone, giri Matti, indietro, vai. Qua è più difficile perché sembra facile ma tu vai all'indietro, quindi non vedi. Il pallone te lo devi accarezzare leggermente andando verso la tua direzione. Questo esercizio serve per incominciare a dare confidenza, testa, piede e pallone. È fondamentale.